Ho letto che il fenomeno per cui il sangue di San Gennaro si scioglie in determinate ricorrenze non è l'unico in Italia. A Modena, ad esempio, si scioglie il sangue di Padre Montecuccoli, a Lecce quello di San Bernardino Realino, a Piacenza quello di Sant'Antonino, a Roma quello di San Giovanni Apostolo e San Pantaleone. A Monza quello di San Giovanni Battista, a Firenze quello di Santa Teresa, ad Amaseno quello di San Lorenzo e a Monte Falcone il sangue di Santa Chiara. Come si spiega questo fenomeno? Si spiega con il popolo che prega, con il desiderio dei fedeli che aspirano ad essere ammessi al bacio delle reliquie. Si spiega con la folla che con il suo intenso pensiero collettivo ha il potere di materializzare il suo desiderio. Ma com'è che il sangue di San Gennaro restò liquido per mesi interi, durante l'eruzione vesuviana del 1631 e durante la rivoluzione di Masaniello? Sempre per il potere del pensiero collettivo, che allora rimase concentrato per un lungo periodo di tempo sul sangue di San Gennaro, per invocare la protezione del santo. Ma perché il sangue viene trovato sciolto anche con la chiesa quasi vuota o con un pubblico discontinuo per numero e intensità di preghiera? Perché il pensiero collettivo che accompagna i giorni precedenti al miracolo agisce anche dal di fuori della chiesa che, anche se affollata, non sarebbe sufficiente a provocare il fenomeno. Quindi il pensiero concentrato e sentito di una moltitudine che chiede la materializzazione di un desiderio è la vera causa dello scioglimento del sangue. Anche in Oriente avviene lo stesso fenomeno, diretto però agli oggetti di quella tradizione spirituale. È il potere immenso della preghiera.